Ma ciao YouTubini, benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati. Vi ricordo di mettere un like a questo video o un dislike se non vi è piaciuto, di seguirmi sul mio profilo Instagram gaetano.donati e naturalmente qui su YouTube e naturalmente di commentarvi. Allora, commentarvi. Comunque, YouTubini, oggi parliamo di Isola dei Famosi. Come ben sapete, a breve partirà la nuovissima edizione dell'Isola dei Famosi, quest'anno condotta da Ilary Blasi. Sì, avete capito bene, proprio da Ilary Blasi. Dopo aver abbandonato il Grande Fratello, Ilary Blasi si dedica ad una nuovissima avventura, la conduzione dell'Isola dei Famosi. Per chi ha seguito in passato l'Isola dei Famosi, vi ricordo che l'Isola dei Famosi è stato condotto dalle primissime edizioni da che andava in onda su Rai 2, da Simona Ventura, quindi l'Isola dei Famosi era di Simona Ventura, dopodiché è passata in casa Mediaset, quindi su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi, sì, e poi quest'anno invece verrà condotta da Ilary Blasi. Allora, esattamente il cast dell'Isola dei Famosi sta avendo dei problemi di continuo. Ci sono dei personaggi che sono certi, altri personaggi invece che non si sa ancora con esattezza chi saranno. L'inizio dell'Isola dei Famosi doveva essere l'11 marzo, quindi dopo qualche giorno la fine del Grande Fratello VIP, che vi ricordo che terminerà il 1 marzo. Ma proprio da poco ho letto un'altra news dove viene riportato che verrà slittata ancora, quindi posticipata, la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Questa notizia è, la sto leggendo su delay.it. Allora vediamo. Isola dei Famosi slitta l'inizio del reality. Cosa succede? Slitta ancora l'inizio dell'Isola dei Famosi e il cast di Ilary Blasi perde alcuni componenti. Nuovi problemi per l'Isola dei Famosi, reality che quest'anno verrà condotto da Ilary Blasi. L'inizio dello show è slittato ancora una volta, mentre il cast resta un mistero. Fra conferme e smentite, il programma sarebbe dovuto partire il prossimo 11 marzo, a poche settimane dalla fine del GF VIP di Alfonso Signorini, ma come riporta TV Blog, l'inizio potrebbe essere posticipato di qualche giorno. L'appuntamento con Ilary Blasi e il gruppo dei naufraghi, dunque, sarebbe fissato per il 12 marzo, nella giornata successiva all'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Il finale della fiction campione d'ascolti con Elena Sofia Ricci, infatti, andrà in onda dopo la fine del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni, le puntate saranno 20, con due appuntamenti settimanali, proprio come è accaduto per il Grande Fratello VIP, il lunedì e il venerdì. I dubbi più grandi riguardano il cast della trasmissione, che Ilary Blasi e il suo staff starebbero ancora definendo. Nel ruolo di inviato dell'Honduras dovrebbe esserci Massimiliano Rosolino. Però io avevo letto che era una ragazza, cioè, non so. Mentre in studio con la conduttrice nei panni degli opinionisti vedremo Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Vi rendete conto? Secondo me, allora, io vi dico che l'Isola dei Famosi non è un reality che mi piace particolarmente, non come il Grande Fratello che amo, ma l'Isola dei Famosi l'ho sempre visto così, non sempre, non con solidità, quindi non l'ho visto con passione. Vedevo qualche puntata, poi non lo vedevo più, poi lo continuo a vedere nuovamente, però non è un reality che mi piace particolarmente. Però non so, questo cast, Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, non so, mi attira. Dopo lo stop ricevuto da Amedeo Goria, che non avrebbe superato la visita medica, anche Giovanni Amedeo Goria,
Chi è? L'ho già sentito. Boh. Comunque, anche Giovanni Ciacci potrebbe non entrare nel gruppo dei naufraghi, a lasciare anche Carla Gozzi, l'esperta della di stile, era stata cercata e voluta fortemente dalla produzione dello show, ma alcuni impegni lavorativi l'avrebbero costretta a rifiutare. Nel frattempo, a fornire alcune anticipazioni sulle nuove edizioni dell'Isola dei Famosi, ci ha pensato Larry Brasi. Sarà un ritorno delle radici, allo spirito originario del format, ha confessato la presentatrice a TV Sorrisi e Canzoni. In Africa torneranno a soffrire la fame e la lontananza della loro comodità quotidiana. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista. Larry Totti ha così aggiunto: lo studio non l'ho ancora visto, e alle robinie a Cologno Monzese. Sarà una novità anche per me, visto che ho sempre lavorato negli studi Mediaset a Cologno o a Roma. Il pubblico mi piacerebbe averlo, ma di calore, ma mi dà calore e mi fa piacere così cosa percepisce. È importante che ci sia, ma capisco il momento. Cercheremo di avere quello che si può. Però voglio vedere un attimo perché avevo letto un'altra cosa. Allora, di un giorno fa. Notizia di today.it: l'Isola dei Famosi 2021, il cast concorrente, anticipazioni e tutte le novità sulla nuova Isola dei Famosi 2021. La macchina organizzata, vabbè, vediamo un attimo il cast. Allora, qui su questa notizia dice ancora che prenderà il via l'11 marzo, ma non dovrebbe essere l'11 marzo i concorrenti. Ah, qui parla di Eleonore Casalegno come inviata. Eleonore Casalegno potrebbe essere l'inviata dell'Isola dei Famosi 2021 al posto di Alvin. Come ben sapete, Alvin non sarà più un inviato per raccontare le avventure dei naufraghi. Per la showgirl si tratterebbe della sua prima esperienza in questo ruolo, 5 anni dopo la sua partecipazione al GF VIP 2016. Nelle ultime ore, però, è stato fatto anche il nome a Massimiliano Rosolino. Quello che vi dicevo prima, che non so chi sia, ex nuotatore e compagno della ballerina Natalia Titova, che non so, Natalia Titova, boh. Vediamo un attimino il cast. Allora, TV Blog racconta che Mediaset vorrebbe Elisa Isoardi. Poi Patrizia Rosetti nelle ultime ore avrebbe detto di no. Categorico come il rifiuto di Asia Argento. Possibile la presenza della comica Valentina Persia tra le storiche protagoniste del Verità. Ok, Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti. Clemente Russo potrebbe partecipare come concorrente ufficiale o solo temporaneo guest star. Esclusa dal cast Jill Cooper, che avrebbe rinunciato per questioni economiche. Poi in lista anche Carolina Stramare. Poi tra i probabili concorrenti è stato avanzato anche il nome di Raffaele Auriamma, noto cronista di Tikataka. Poi è spuntato anche il nome, vabbè, di Giovanni Ciacci. Poi ad allungare la lista anche Amedeo Goya. Anche se prima diceva che non ho superato la prova, che Amedeo Goria è l'ex di Maria Teresa. Ah, l'ex di Maria Teresa Ruta. Poi, ad essere scartata sarebbe stata anche Ferrana Secondi. Che poi uno dei concorrenti che parteciperà, che qui non lo nomina, che parteciperà all'Isola dei Famosi anche Ubaldo Lenza. Un secondo che vi dico. Isola dei Famosi. Un secondo, non voglio dire, non voglio leggere male il nome.
Il cromatologo Ubaldo Lanzo. Allora, per chi non lo sapesse, il cromatologo Ubaldo Lanzo, che io non conosco personalmente, però lo seguo sui social, ci seguiamo entrambi su Instagram in particolare, ed è una persona secondo me molto ma molto brava, e molto simpatica, molto allegra, fa molto ridere, e sarà uno dei protagonisti anche lui dell'Isola dei Famosi, quindi parteciperà anche lui. Infatti l'ho saputo qualche giorno fa. Infatti appena l'ho letto l'ho subito contattato su Instagram per fargli gli auguri e nulla, il cromatologo Baldo Lanzo ha partecipato per tanto tanto tempo al Cambretti Night come appunto cromatologo e nulla, quindi ne vedremo delle belle secondo me. Infatti non vedo l'ora che inizi perché sono curiosissimo di scoprire questo nuovo cast e nulla, quindi appuntamento al venerdì. Venerdì 12 marzo 2021 con la primissima puntata di Isola dei Famosi condotto da Ilary Brasi e come opinionista Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. E poi si diceva che c'era anche un terzo opinionista misterioso, però al momento non ne parlano più, quindi si cala ancora tanto ma tanto mistero dietro l'Isola dei Famosi. In ogni caso, vi bacio tutti, vi mando vi auguro una buona serata, dato che è mezzanotte e 5, quindi è già domenica 21 febbraio. Wow, come buttare dei giorni, cioè, non so voi, youtubini, ma non vedo l'ora di tornare alla vita normale. Ma di questo ne parleremo in un altro video, forse. Comunque, youtubini, un bacio a tutti dal vostro Gaetano Donati.